Domani a Lanzo d'Intelvi le celebrazioni del centenario della Sighignola, il balcone d'Italia affacciato sulla Svizzera. L'inaugurazione della strada nelle foto dell'epoca sembrava un'avventura. 60 automobili messe in fila dalla stazione climatica di Lanzo d'Intelvi fino alla Sighignola significavano un evento imperdibile. Era il settembre 1913, il turismo una questione di pionieri. A inventare il balcone d'Italia, la terrazza della Sighignola, l'allora presidente del Touring Club, 5,5 km di strada fino al confine svizzero, a finanziare l'opera un amabile mecenate. Il suo nome lo si è saputo solo 100 anni dopo. Però si dice che il re veniva qui in Val d'Intelvi per dedicarsi alla caccia, in quanto aveva degli amici, e visto anche lui il panorama, convinse proprio Bertarelli e finanziò il progetto. Mecenatismo, forse strategia militare, perché da questa terrazza sulla Svizzera passò la linea Cadorna. Dopo la guerra è rimasta come una meta turistica. Nelle giornate terze si parte vedendo l'Appennino Ligure, il Mon Viso e tutta la catena delle Alpi, il Monte Rosa in primissimo piano, e i laghi sono il lago il Ceresio soprattutto e il Lago Maggiore anche, che si intravede, ma per la conformazione fatta dal Ceresio sembra di vedere addirittura 7 laghetti. Luogo del cuore del FAI, uno spazio naturale transfrontaliero con gli svizzeri che hanno abbattuto l'ecomostro della funivia per Campione creando un parco giochi per bambini. Domani le celebrazioni del centenario, le auto del corteo saranno elettriche, chi salirà a piedi aiuterà a ripulire i boschi per l'iniziativa Puliamo il Mondo. Il sindaco di Lanzo pensa al rilancio della vedetta della Sighignola, al vecchio rifugio, tanti progetti per lo sviluppo della valle, capitale turistica ai tempi della Belle Époque. Lanzo era veramente la cortina dell'immediato, sino all'immediato dopoguerra. Thank you.